parrocchiale, nel centro pastorale, e siamo nel piano terra. Qui abbiamo realizzato la sala conferenze. Poi la parrocchia è sì un luogo di aggregazione spirituale, ma anche un luogo di aggregazione sociale. E quindi questa è stata pensata proprio per questo motivo, per creare e dare la possibilità a tanti di potersi incontrare e potersi confrontare anche su temi attuali che interessano un po' anche l'opinione pubblica. Di questa che è dedicata a Santa Cecilia, perché sarà la sala della scuola di musica della parrocchia, dove gli insegnanti si riuniranno e quindi porta il nome di Santa Cecilia. Le altre invece sono 5 aule, e stiamo finendo di sistemare i tavoli e le sedie, santi giovani come Santa Bernardette, San Massimiliano Colbe, la nostra Santa Lucia Filippini di Montefiascone, San Crispino di Viterbo e Santa Maria Goretti, sono tutti santi giovani, perché questo sarà il luogo dove principalmente i bambini del catechismo si riuniranno, si incontreranno per conoscere Gesù, ma anche i santi, la storia della Chiesa, e quindi anche aver dato un nome alle stanze può essere un modo per fargli conoscere la storia dei nostri santi, che sono sempre e per sempre un insegnamento profondo per la fede cristiana. Frequentato, perché
è lo spazio del divertimento, dello gioco, del gioco, della socializzazione, quindi un piccolo punto ristoro. Ci affiglieremo con l'oratorio all'ASPI, che è l'associazione degli oratori, e poi ecco questo luogo con tavoli, biliardo, tavolino, ping pong. Qui è il luogo dove il nostro comitato festeggiamenti organizzerà le feste già numerose nella nostra parrocchia, quindi una cucina al momento allestita qui. Il progetto è di realizzarla poi nel piano di sotto, molto più ampia, ma intanto insomma partiamo da qui e così potremo quanto prima, speriamo il prima possibile, rallegrare un po' anche il nostro quartiere e riprendere le belle feste che abbiamo lasciato purtroppo a Carnevale. La Cina popolare.